Konnichiwa. Ciao a tutte pandacorni e benvenuti in questo nuovo video. Io in questo video sono in vacanza a Lignano e poi andremo a Praga e Monaco. Finalmente vi ho svelato dove sono in vacanza. Allora, oggi sono qua per fare il video, i miei fan controllano la mia vita a mare. Allora, vi ho già fatto qualche sondaggio, cioè il primo è come mi dovevo vestire. Sono questi due outfit che vi metto qua in foto e ha vinto questo qua. Quindi ho messo questo qua, vabbè, le ciabatte sono sempre le stesse. Poi ho chiesto il costume e ha vinto questo qua con la bandana. E poi, cioè tipo trama bandana, ecco, rosso. E poi gli ho chiesto quali occhiali, se questi blu o questi specchiati. Hanno vinto questi qua specchiati e quindi ho messo questi specchiati. Diciamo che a me il costume e questi occhiali mi piacevano di più. Tanto per farlo, aiuto. E anche se mi piacciono però un po' timore, va bene. Allora, dicevo, l'outfit mi piaceva più quell'altro, però il costume e gli occhiali vanno stra bene, quindi sono per metà e metà felice. E poi dopo vi farò anche un altro sondaggio sulla colazione, però adesso dobbiamo scendere a mangiare, quindi ci vediamo dopo. La colazione italiana con cornetti e cioccolato eccetera, oppure colazione americana, e ha vinto colazione americana. Ho fatto, cioè ho preso pochissime cose perché diciamo che non volevo che si buttassero. Io ho preso un po' di frittatina, un po' un salsicciotto e due fette di formaggio. Adesso mangio. Adesso vado a prendermi anche la spremuta d'arancia. Facendo una passeggiatina in riva al mare, perché vi avevo chiesto se dovevo fare una passeggiatina oppure anche dovevo guardare Netflix, e ha vinto la passeggiatina, quindi adesso la stiamo facendo. Ragazzi, vi ho chiesto quale gelato dovevo prendere, se limone fragola o cioccolato e vaniglia. Alla fine ho preso cioccolato e vaniglia perché ha vinto questo e sono strafelice perché mi piace molto di più. Sono appena finito di mangiare, di pranzare, vi ho chiesto a che gusto dovevo prendere il gelato, come avete visto nello sketch precedente. Era stra buono, quindi grazie per il consiglio. Adesso vi ho chiesto se dobbiamo andare in bici e avete detto di sì, quindi che bici sì, andiamo. Stiamo per prendere la bici. Yeah! Io sono sul gradino. Eccoci il castello dove la Disney si è ispirata per fare tantissimi film, e anche l'entrata. Allora, praticamente adesso siamo andati al ponte dove tutti quanti si fanno le foto per il castello. Adesso stiamo andando al castello, quindi stiamo rifacendo la strada. Adesso saliamo e andiamo al castello. Mamma, vuoi salutare? Ciao. Che bellezza. Adesso stiamo andando al castello con tutti questi alberetti. Comunque, visto che me lo chiederete, sono a Monaco, cioè non proprio a Monaco, da un'ora da Monaco, siamo a Neuschwanstein, comunque questo castello dove si sono ispirati e la Disney si è ispirata. Praticamente i castelli tipo di Cenerentola in teoria dovrebbero essere ispirati a questo castello, che vi scrivo qua il nome perché io con il tedesco proprio. Comunque adesso vi saluto perché andiamo al castello, poi vi farò alcune storie. Ragazzi, ho preso i biglietti, però purtroppo dentro non si può registrare, quindi qui vi saluto e ci vediamo in albergo. Tra un po' dobbiamo entrare, ci mancano due turni. Siamo in questo supermercato tedesco, vendono i salamini, da noi li vendono normali così, qui a forma di pretzel, che figata! Manca solamente a forma di emoji. Poi ci sono anche le uova rosa, viola, tutte colorate, a parte le normali. Mai visto anche queste? Colorate, ovviamente. Ciao ragazzi, allora abbiamo fatto la spesa, cioè la spesa, virgolette. Abbiamo preso gli Anuta, che sono strabuoni secondo me, i Giotto della Ferrero e i Kit Kat a cioccolato però rosa, buonissimi. Paola is the new Mumu. Siamo appena usciti dalla metro a Marienplatz e c'è questo qua, questo orologio che suona alle 11, mezzogiorno e 5 se non mi sbaglio, e in pratica adesso sono le 10, quindi suona tra un'oretta.
siamo nel mercatino di Monaco e guardate, ci sono tantissime cose. Stiamo passeggiando, guardate, vendono tipo la frutta, poi vendevano i mazzetti di lavanda, cose in ceramica, tutto fighissimo. Ecco qua, c'è questo negozietto, mamma che guarda le storie sue, che vendono tutte queste cose artigianali, vedete? Quanto è carino? Vedete? Poi ci sono anche i maialini di legno. Vintucchi. Negozio, adesso entriamo, vendono tutti i biscottini con i vestitini, tutti tedeschi. Il vestitino è troppo bello. Olandesi. Olandesino. Siamo in questa tipo cioccolateria e guardate, c'è il cioccolato di tutte le forme. Unicorno, scarpetta, telefono. Sempre che in questo giardino abbiamo trovato le noccioline. Che carine che sono, dagli alberi cadono. E ci sono tutte le noccioline, vedete queste qua, queste noccioline troppo buone, però ovviamente non le raccogliamo. Comunque adesso siamo al parco inglese. Abbiamo preso lo Starbucks al cioccolato ed è strabuono, questo gigantesco. Al pretzel abbiamo preso anche questo qua che si chiama il Bon Pretzel, una cosa del genere, e l'abbiamo ricoperto di cacao, adesso lo assaggiamo ed è molto grasso tra l'altro. Deve essere buono. Aperto, vedete? Abbiamo preso dalla MAC un mini rossetto e si chiama Mare ed è strabello. Guardate che carino. È miniatura, guardate. Siamo in questo negozio molto carino che vende a Praga, siamo, e vende tutte queste marionette. Siamo arrivati da poco a Praga e siamo in questo negozio stracarino. Dei monumenti principali di Praga. Ciao ragazzi, allora abbiamo preso questo qua che è il Tredinnik con il gelato alla vaniglia, un po' di cioccolato e una fragolina, ed è strabuono. Tipico di... Siamo sul ponte. Siamo il ponte di Ponte Carlo e qua ci sono tutti i catenacci. È stracarino, bellissimo. C'è anche un po' di tramonto. Praticamente aggiornamento delle 8.55. Praticamente io devo camminare così fino alla macchina perché devo andare a prendere le scarpe che mi sono dimenticata di salire all'hotel. Nell'hotel, quindi ciabatte, way. Molto molto carina, in pratica la vendono quasi tutti qua a Budapest, è proprio un simbolo penso, ed è molto carina questo pupazzino e io adoro i peluche ed è strabella. Ci sono tantissimi fiori dal giallo, c'è la lavanda viola, ci sono i rossi fucsia e poi i bianchi pazzeschi. Praticamente delle fragole e dei fiori e adesso ci mangiamo penso le fragole. È troppo carino. E anche una mega fragola. Wow! Siamo alla terrazza degli innamorati ed è bellissimo il panorama. C'è il lago, c'è questa bellissima terrazza, tutto il prato e stiamo camminando per questi sentieri molto molto carini con tutte queste praticamente erbe così per andare. Vedete, guardate che carini, dove si va qui?
Ho comprato la spilla a forma di fragola, io faccio la collezione di spille e questa è veramente carina.